matrice per i bambini, se serve, non serve, come si legge, a cosa serve, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ciao, sono Natalia, eccomi qui, sono di nuovo qui, la matrice del destino, è un tema molto, molto figo, interessante, soprattutto non solo per gli adulti, ma anche per i bambini. Serve, assolutamente sì. Se un giorno avete la possibilità di fare qualche consulto da qualcuno e avete un figlio, fatelo, perché serve, perché tutto parte dall'infanzia. Ovviamente la lettura della matrice del destino per un bambino è più semplice, perché i bambini più piccoli non hanno fatto ancora metà della loro vita, hanno la possibilità di fare la strada giusta, hanno possibilità di sviluppare lati positivi di sé senza fare troppi sforzi. Ovviamente dovete aiutare voi, ai vostri figli, a scegliere ciò che serve a loro. Siccome sono bambini, la cosa principale da leggere è il numero centrale, il carattere, data di nascita, mese di nascita, i talenti, anno di nascita ovviamente, la coda carmieca anche, però non dovete guardare l'aspetto della coda carmieca nella maniera molto severa, perché sono ancora i bambini e non hanno ancora sviluppato, come vi avevo detto, la metà della loro vita. Quindi potrebbe essere che se aiutate voi a capire come si deve comportare, in senso, perché se c'è un bambino che ha energia numero 7 come principale, che cos'è energia numero 7? Il carro, il movimento, una bambina, un bambino che sicuramente sarà super iperattivo, che si muove, quando si muove a tutto vicino questo bambino, insomma, lo ero io così, iperattiva. Adesso si dice che questa è una malattia, in realtà anche io ero iperattiva. E se un bambino ha tutta questa velocità, ha tutta questa forza, come se fosse quattro batterie cariche, sicuramente da dentro un genitore, come un ostacolo, cercherà di calmare in qualche maniera. Quindi non dovete assolutamente calmarlo, dovete sostenere, aiutare, magari dare a far fare, insomma, qualche corso, qualche attività fisica, insomma, parlando così. Se un bambino invece tipo ha un'energia un po' più morbida, più piana, più leggera, leggera in che senso, tra virgolette, però più calma, in senso tipo energia numero 9 deve amare la solitudine, perché nella solitudine ci sarà la sua ricarica. Però spesso fin da piccoli i genitori cercano di risvegliare questo per bambino, per dire dai, go go, facciamo qualcosa, fai qualcosa, sei troppo addormentato. Perciò durante la vita queste persone iniziano a sentire un bisogno estremo di essere circondati da qualcuno, spesso anche hanno paura della solitudine. Comunque questi bambini, per esempio numero 9, non deve aver paura della solitudine, anzi deve capire che nella solitudine può creare, poi quando crea, uscire e condividere tutto ciò che ha creato. Ogni energia ha il suo perché, ogni energia ha il suo punto forte e debole, e se voi aiutate e non mandate da un'altra parte, ad esempio se un bambino non è fatto proprio per essere così attivo, perché lui o lei potrebbe crescere nella maniera un po' più sana, realizzarsi nella maniera diversa, tipo attraverso la solitudine, perché il suo modo di agire e vivere è diverso rispetto a quell'altro. Oppure per esempio i maschi che nascono sotto energia numero 3, che sicuramente o sarà attaccato alla mamma o qualcosa del genere. Perciò anche per i maschi che nasce con questa energia, comunque dovete aiutarlo a sviluppare lati maschili. Questo è un tema un po' più ampio, perciò serve ad un bambino, serve il sostegno di un genitore, e assolutamente sì, potete essere super utili, perciò sì, assolutamente sì. È inutile leggere lato dell'amore, del denaro, se è troppo piccolo, perché per prima cosa si forma la persona. Perciò anche il quadro numerologico di un bambino è più semplice da leggere, da studiare, da fare, rispetto a quello di un adulto, perché lì ci sono tanti perché,
tantissimi, soprattutto assolutamente si guardano, si vedono lati genitori, figlio, quale compito sta portando, lato della coda carmica, ma tutto unisce, cioè per esempio si unisce, per esempio se vedete la vostra coda carmica, che ha ad esempio un aspetto abbastanza chiuso, dovete capire che non solo la coda carmica che vi chiude quell'aspetto, ma c'è da qualche parte il perché. Bisogna cercare, bisogna trovare le risposte. Potete anche fare da soli, però da soli è un po' più complicato, ma questo lavoro sicuramente vi potrebbe essere utile se anche lo fate da soli, perché tante cose, già a metà delle cose, potete capire di voi e in qualche maniera potete aiutarvi. Importante però, come dico io, non solo ascoltare, no, assolutamente no, ma anche fare, cercare di, nel momento quando accadono le cose, io so che non mi devo comportare così, soffermarsi e dire ok, adesso ricomincio da zero e cerco di agire diversamente, nella maniera diversa, visto che fino a mo' non avete magari realizzato tutto ciò che avete voluto di realizzare, perciò cercate di vivere, camminare, fare nella maniera vostra, non maniera quella che vi è stato, diciamo, ricaricata, perché un genitore ha detto che dovete essere così, oppure una maestra ha detto che dovete essere così. Da dentro già lo sapete chi siete e cosa serve a voi. Perciò ci sono persone che, per esempio, a cosa vi serve? Perdonatemi, a voi, mamma mia, sicuramente vi cadono le orecchie quando parlo, però insomma, anche che cosa stavo dicendo? Ho perso una parola, qualche parola ho perso. Sicuramente ci sono le persone con delle code karmiche abbastanza positive, nel senso che stanno sviluppando il lato positivo della coda karmica. E perché? Perché queste persone potrebbe essere che da dentro sanno ascoltare se stessi, come se fosse senza cercare troppe risposte, non hanno seguito nessuno, hanno seguito se stessi e nonostante tutto quanto sono arrivati lì dove sono adesso. Solitamente queste persone sono già realizzate, però dovete capire che la data di nascita è vostra, avete tutta la vita davanti, perciò potrebbe succedere che durante la vita qualche compito vi torna indietro come la prova, perciò dovete, più conoscete voi stessi, meglio è. Perciò, se serve realizzare la matrice del destino per un bambino, sì, assolutamente vi conviene, perché così potete capire che cos'è il vostro figlio o la vostra figlia, come potete essere utile, e soprattutto guadagnate metà della loro vita, risparmiate perché potete veramente dare indizio giusto. Vedete e notate, potete notare anche voi che non tutti abbiamo avuto una infanzia super felice e perciò siamo un po' danneggiati, siamo un po' traumatizzati da grandi e perciò adesso non è semplice così realizzare tutto ciò che possiamo realizzare, ma mai tardi.